Bella a tutti raga dalla vostra Sonero e bentornati in questo nuovo video. Innanzitutto, prima di partire con il video di calcio mercato dopo 3 giorni, volevo scusarmi con voi perché ieri sono stato inattivo. Purtroppo ho avuto una giornata un po' incasinata, mi sono pure addormentato di pomeriggio, quindi non ho avuto tempo di fare il video. Ma oggi sono tornato qui appunto con un video sul calcio mercato dopo 3 giorni. Infatti, vi porterò una notizia che nessuno ha portato su YouTube. Secondo me è una notizia clamorosa e con fonti veritiere. Ovviamente vi svelerò anche le altre notizie di calcio mercato, però concentrerò il mio video su questa notizia. Mi raccomando, raga, nonostante la mia attività, continuate ad iscrivervi al canale, vedo che comunque gli iscritti stanno salendo. Lasciate like, condividete nei vari social e attivate la campanellina per essere aggiornati in tempo reale con i miei video. Mi raccomando, fate questi 4 passaggi se siete nuovi al canale. Mi raccomando, conto su di voi perché dobbiamo salire in fretta. Allora, innanzitutto partiamo dalle notizie in generale di calciomercato e dalla partita che si è conclusa giovedì col Bodø/Glimt. Infatti, c'è una notizia di calciomercato che si collega a questa partita. Infatti, il Milan, in particolare i dirigenti, sono stati impressionati dal talento Jans-Peter Auge, giocatore norvegese che ha già fatto 20 gol in campionato, esterno sinistro barra esterno destro. È molto interessante perché ha dimostrato contro il Milan di avere un'ottima velocità, un ottimo dribbling e anche una buona finalizzazione, visto che ha segnato un gol splendido da lontano contro Gigi Donnarumma, che comunque non è una cosa facile. Questo giocatore ha impressionato i dirigenti, come vi stavo dicendo, costa anche poco, il Milan sembrerebbe volerlo prendere perché comunque vede che Chiesa è inarrivabile e non ci sono altri profili interessanti, e quindi il Milan, per coprirsi, vuole prendere questo calciatore norvegese di 20 anni, vi ripeto, molto giovane, con tanto talento, per coprirsi. Il giocatore vale 4-5 milioni di euro, il Bodø/Glimt ne chiede 5-6, ma il Milan potrebbe chiudere. Sta al Milan decidere. Ovviamente il giocatore è innamorato già di Milano, ha già dichiarato che secondo lui il Milan è uno dei club migliori al mondo, per la storia, per la tradizione, ma anche perché comunque ama giocarci, lui desidera giocarci un giorno. E comunque Maldini e Massara osservavano questo calciatore già dallo scorso giugno, però non era un'idea che affascinava né i dirigenti né i tifosi né Pioli, perché comunque il giocatore giocava in Norvegia ed era sconosciuto. Ma ora che si è messo in mostra anche in Europa, il giocatore diciamo che sta facendo innamorare i dirigenti. Quindi vedremo se la trattativa andrà avanti. Fatto sta che si tratta di un colpo a sorpresa che potrebbe infiammare i tifosi. Speriamo bene, anche perché il giocatore mi sembra molto forte. Ovviamente non so se da Milan, magari comunque come panchinaro ci starebbe, un giocatore che fa entrare nella ripresa, che ti spacca le partite con la sua velocità e col suo dribbling. Quindi sono favorevole a questo colpo, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Poi veniamo alla notizia del video, cioè il colpo clamoroso che potrebbe realizzare Maldini da Barcellona. Infatti Bakayoko non si sblocca, ovviamente intendo un colpo a centrocampo perché Bakayoko non si sblocca, il Chelsea continua a chiedere quei famosi 30 milioni. Oggi siamo a sabato, lunedì prossimo, quindi fra 9 giorni si concluderà il mercato, quindi Milan comunque deve cercare anche dei piani B. Oltre a Basic del Bordeaux, con il quale il Milan sta avendo dei contatti, però per ora niente di concreto, il Milan sta pensando appunto di comprare questo giocatore da Barcellona, un giocatore molto interessante, molto giovane, che ha già fatto esperienza in Liga l'anno scorso in prestito. Sto parlando di Carles Alegna, un giocatore che 2 anni fa veniva paragonato ad Iniesta, ovviamente deve ancora crescere, ha soltanto 22 anni, comunque non mi ricordo se ne ha 21 o 22, comunque è un giocatore molto giovane, non supera i 22 anni, è spagnolo, è un centrocampista centrale con un'ottima qualità, è bravissimo a fare i lanci, ha un'ottima visione di gioco, imposta bene l'azione e secondo me come riserva ci può stare tranquillamente. Infatti il Barcellona pare che ha offerto questo calciatore al Milan, il Milan cerca un centrocampista e il Milan potrebbe prendere questo calciatore come magari negli ultimi giorni come colpo low cost per coprirsi centrocampo, visto che comunque il Milan adesso ha Kessié, ha Tonali, ha Bennacer, ha Krunic che non sappiamo se andrà via alla fine o rimarrà e ha comunque basta, non ha nessuno perché Pobega è andato via, Brescianini è andato via, tutti e due in prestito, uno allo Spezia e l'altro al Virtus Entella, quindi il Milan comunque deve coprirsi. Mi sembra giusto. E Alegna rappresenterebbe un profilo molto interessante che rientra nella politica di Iliot, quindi giocatori giovani con tanto talento, ingaggi bassi, colpi low cost, quindi che non superano i 25 milioni, lui costa 10 milioni, quindi sarebbe tanta roba, permetterebbe comunque al Milan di andare a spendere anche altri soldi negli altri ruoli, quindi sarebbe un bel colpo, ragazzi. Maldini sta fiutando il colpo, sta provando a prenderlo. Secondo me, se Maldini prova ad affondare, non ci sarà difficoltà a portare a casa il giocatore, perché il giocatore vuole trasferirsi, anche perché ha davanti due mostri sacri come Busquets,
come De Jong, quindi e come Pjanic, quindi la vedo difficile che Alegna trovi spazio quest'anno. Il Barcellona potrebbe appunto mandarlo in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro, un'operazione stile Tonali. Quindi il Milan ci sta pensando, Maldini sta pensando il clamoroso colpo da Barcellona, vedremo cosa accadrà. Questa qua era la notizia del video, infatti nessuno l'aveva portata per ora su YouTube e volevo dedicarci un video, ragazzi, anche per, diciamo, essere un po' diverso rispetto agli altri YouTuber. Comunque, veniamo anche agli altri ruoli, sempre in entrata. Pare che dalla Francia, un'altra bomba di mercato dalla Francia, pare che il Tottenham abbia offerto Aurier al Milan, quindi il terzino destro francese potrebbe andare al Milan negli ultimi giorni di mercato. Ve l'avevo detto, raga, se l'operazione si sblocca, si sbloccherà negli ultimi giorni di mercato. Infatti siamo negli ultimi 10 giorni e il Milan comunque sembrerebbe avere dei segnali positivi. Ovviamente Calabria in queste partite sta convincendo, quindi bisogna vedere se il Milan vuole cedere o Conti o Calabria. Penso che Calabria rimarrà, Conti è infortunato, quindi la vedo dura cederlo. Quindi secondo me il Milan non affonderà per Aurier. Secondo me, però potrebbe succedere tutto. Il Tottenham ha offerto Aurier, quindi vuol dire che il Milan comunque, secondo me, a 15 milioni di euro potrebbe portarselo a casa. L'ingaggio non è alto, quindi conosciamo già il giocatore, è molto forte sia in fase offensiva che in fase difensiva e secondo me ci può stare tranquillamente, ragazzi. Quindi io ci penserei un attimo per andare a comprare Aurier. Speriamo che Calabria comunque se rimane dà continuità per tutta la stagione, per ora sta giocando molto molto bene, secondo me in questo periodo uno dei migliori del Milan, però bisogna vedere se dà continuità in tutta la stagione. Aurier lo andrei a comprare sinceramente, soprattutto a 15 milioni di euro. Poi per quanto riguarda il difensore centrale, il benedetto difensore centrale che ci serve come il pane, anche perché Gabbia ha dimostrato nelle scorse partite che comunque non è continuo, è ancora inaffidabile, non è ancora pronto per giocare titolare in questo Milan, quindi oltre ad aspettare il ritorno di Romagnoli, il Milan ha bisogno di, secondo me, altri due difensori centrali, considerando che Duarte è positivo al Covid ed è sempre infortunato e non è da Milan. Musacchio, stessa cosa, è infortunato e secondo me è l'ultimo anno, quindi non sarà, diciamo, un giocatore che giocherà tante partite, nel massimo ne giocherà 5-6, secondo me. Quindi il Milan ha bisogno di due difensori centrali, uno titolare che sarà o Milenkovic o Fanà e un altro che sarà di riserva che potrebbe essere la nuova idea che è Smalling oppure Ayer o Nastasic. Allora, per quanto riguarda Milenko, c'è la Fiorentina che è sempre quei benedetti 40 milioni e il Milan ovviamente non può arrivarci, ne offre 27 più 3, ma la Fiorentina sta aspettando anche l'Inter perché sappiamo tutti che l'Inter cederà Skriniar al Tottenham per 60 milioni e potrebbe virare sul punto il difensore serbo. Quindi aspettiamo, anche se comunque si fa dura perché mancano pochi giorni. Fofana sembrerebbe che il Leicester ha affondato per Tarkowski, l'altro difensore centrale che il Leicester comunque osservava. Quindi ha mollato la pista Fofana e quindi il Milan potrebbe pensarci per 30 milioni di euro dal Saint-Étienne, un altro giocatore molto interessante, vedremo cosa accadrà, fatto sta che il Milan non ha ancora fatto un'offerta. Poi c'è il derby con l'Inter per Kabak, il giocatore turco che era già stato cercato da Maldini l'anno scorso, che anche lui è in uscita dallo Schalke e il Milan e l'Inter ci stanno pensando. Secondo me per 20 milioni di euro il Milan potrebbe comprarlo ed è un giocatore molto interessante, io lo andrei a prendere, anche perché Maldini ha mostrato interesse su questo calciatore e di solito Maldini non sbaglia i colpi. Poi l'altro difensore centrale che il Milan cerca appunto è Ayer. Anche qua il Milan per ora non ha formulato nessuna offerta. Però ci sono dei segnali positivi perché il Celtic accetterebbe l'offerta di un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro, quindi il Milan potrebbe affondare su questo calciatore. L'altro difensore centrale che vi dicevo è Nastasic, con il quale il Milan ha già un accordo sia con la società che con il giocatore. Bisognerà definire gli ultimi dettagli, secondo me, in questo weekend e poi Nastasic potrebbe diventare un giocatore rossonero, ovviamente come riserva, perché abbiamo già Kier come difensore comunque esperto. Il Milan potrebbe comprare appunto un profilo giovane da far crescere per poi farlo diventare titolare durante la stagione e appunto i profili sono quelli tra Milenkovic, Fofana, Ayer e Kabak. Vedremo cosa accadrà. Sarà una settimana veramente caldissima per questo mercato. Infatti, il Milan dovrà comprare un centrocampista, dovrà comprare un'ala forse, però non è una priorità. Il vice Ibra non verrà comprato, l'ha dichiarato la società che dà fiducia a Colombo, anche se non sono d'accordo. Sarà una settimana decisiva anche per capire se il Milan comprerà un terzino destro e se comprerà, ovviamente, un difensore centrale lo comprerà. Vedremo se ne comprerà due. In uscita, allora, Laxalt rimane come dice Teo. Duarte non ha offerte, Musacchio non ha offerte, Conti è infortunato, Krunic ha offerte dal Benevento e dal Genoa, però non sono offerte per ora che soddisfano il Milan. Per quanto riguarda gli altri giocatori invece potrebbero rimanere tutti, quindi a parte Paquetá, che Paquetá è sempre cercato dal Lione.
che il Valencia si è defilato, quindi non interessa più Paquetà. Il Lione ha ceduto Aouar all'Arsenal per 35 milioni di euro e potrebbe sbloccare l'operazione Paquetà, quindi il Lione potrebbe spendere 25 milioni di euro che farebbero comodissimo al Milan. Comodissimo, perché permetterebbe al Milan di andare a comprare almeno due giocatori. Quindi anche Paquetà Lione si chiuderà, secondo me, nei prossimi 3 giorni. E quindi lì sarà un affare decisivo per il mercato del Milan, quindi per le entrate del Milan. Niente raga, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate, prima di tutto sull'argomento del video, cioè quello che ha dato titolo al video, cioè il clamoroso colpo da Barcellona, quindi Carles Saligny, cosa ne pensate. Poi fatemi sapere cosa ne pensate su Hauge, ala norvegese, su Bakayoko che non si sblocca, sui vari difensori centrali e sul terzino destro. Fatemi sapere cosa ne pensate, domani giocheremo con il Crotone, speriamo bene, anche senza Ibra. Niente raga, sempre Forza Milan, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, lasciate like e condividete nei vari social con i vostri amici per far crescere il canale. Vi ringrazio come al solito, sempre Forza Milan, bella!